ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è un po' particolare, in realtà lo dico un po' sempre in tutti gli ultimi video, mi sa. Perché finalmente ho deciso di acquistare un brand che mi stuzzicava da parecchio. Sto parlando di Skin First. Per chi non lo conosce, è un brand che credo sia nato più o meno un anno, massimo 2 anni fa. La ragazza che l'ha creato è adorabile, l'ho conosciuta, così dire, su Instagram. All'inizio ovviamente la pagina aveva pochissimi follower, ad oggi ne ha più di 100.000 e il suo brand man mano sta crescendo sempre di più. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, questa qui è la pagina a cui mi riferivo. È super dettagliata, i prodotti ispirano a tantissima fiducia, soprattutto i risultati. Pertanto quella di oggi sarà una prima impressione su questi prodotti che effettivamente non conosco di persona. Ma se volete vedere un video più avanti, magari con dei risultati, tra 1 o 2 mesetti, mi raccomando, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Direi che è arrivato il momento dello spacchettamento. Spero tanto che i prodotti siano all'altezza delle tue aspettative, sono curiosa di sapere cosa ne pensi, lascia una recensione sul sito. Se hai bisogno di assistenza, contattaci. La dottoressa, mi dimenticavo a dirvelo, si chiama Maria Pia Priore. I prodotti che si trovano all'interno sono protetti da questi robini, che in realtà, se non erro, sono quelli che si sciolgono in acqua. E quindi qui troviamo il perfezionatore cutaneo, il booster a retinolo, la crema viso purificante, booster di niacinamide e azioglicina. Ah, questa è la maschera viso, ok. Detergente viso dedicato. Quindi in totale i prodotti sono 6. Il pack esterno è molto carino, semplice e curato, intuitivo, si capisce subito di che prodotto si tratta, delle caratteristiche, a chi è indirizzato. Vediamo aprendoli. Allora, devo ammettere che me li aspettavo tutti di questa dimensione, mentre vi faccio vedere le dimensioni reali. Sono comunque 50 ml le creme. La crema viso, per esempio, me l'aspettavo un pelino più grande. Per farvi capire, questa è la grandezza della maschera viso purificante e questa della crema viso purificante. La maschera ovviamente è 100 ml, quindi il doppio, la cremina 50. Anche qui i booster sono davvero piccolini rispetto a come me li immaginavo, sono 30 ml e il pack primario è in plastica. Mentre qui abbiamo il perfezionatore cutaneo e il detergente delicato, rispettivamente 100 e 200 ml. Direi di stringere e di iniziare subito perché sono molto curiosa. Per cui, fascetta da skincare, il primo step sarebbe quello di struccarsi. Io in questo momento sono struccata, quindi non ne ho bisogno. Passerei direttamente alla detersione con il detergente viso delicato, che contiene principalmente, tra gli ingredienti chiave funzionali, aloe, avena sativa, estratto di camomilla, di calendola officinale, che sono tutti ingredienti un po' lenitivi. Il PAO per questo prodotto è di 6 mesi. Quindi questa è la consistenza del detergente viso. Io per comodità ho riempito una bacinella di acqua e andrò delicatamente a detergere il viso. Ho un lieve profumo, spero che non dia fastidio alla pelle, però è molto molto delicato. Ho inumidito un po' il viso e lo massaggio per qualche secondo. Con una sola erogazione è uscito abbastanza prodotto. Una cosa che sto notando è che non produce molta schiuma, ma ciò non significa che il prodotto non lavi bene il viso o che so io. Sono un po' credenze popolari quelle lì. Vado e torno. Con un asciugamano pulita, mi raccomando, cambiatele spesso. Tampone il viso e non strofino. Tra l'altro mi ricordo che appunto avevo conosciuto per sbaglio la pagina di questa dottoressa, di questa ragazza, ma vedevo già che i suoi contenuti erano un sacco di qualità. Infatti anche solo seguirla era un piacere, perché pubblicava spesso dei contenuti interessanti, divertenti. Per adesso con il detergente viso sono abbastanza soddisfatta, sento la pelle liscissima e pulita in profondità, ma che non tira, quindi fantastico. Il secondo prodotto che proveremo è proprio la maschera purificante. Ho notato che sull'interno del tappo c'è un po' sporco di argilla, ma può succedere, nonostante ci fosse la protezione. E aprendola si presenta così. Sembra super soffice. Con un pennellino a lingua di gatto per comodità, comincio prendendo il residuo che trovo appunto sul coperchio e l'applico sul viso. Mi concentro sulla zona T, che è la mia zona più grassa, che necessita appunto di questo tipo di trattamento. Tra l'altro mi dimenticavo di specificare che ho preso questi prodotti appunto per la mia pelle che è mista grassa,
ma sul loro sito non vi potete proprio sbagliare perché hanno anche un simulatore che vi consiglia proprio i prodotti adatti alla vostra pelle. Infatti basta andare sul loro Instagram, cliccare il sito e vi spunta proprio il face decoder. Praticamente fate inizio il test, cliccate le caratteristiche della vostra pelle o caricate un selfie e lui vi consiglia direttamente i prodotti adatti. Quindi è fantastico. Come texture devo dire che mi ricorda molto la maschera sempre all'argilla di Joé, che è super morbida come questa. Mentre aspettiamo il tempo di posa vi dico che invece qui gli ingredienti chiave sono caolino, foglie di salvia officinalis, fiori estratto di lavanda angustifolia, camellia sinensis. Il caolino in particolare conferiscono alla maschera la proprietà purificante, quindi super adatta a una pelle mista o grassa, anche normale quando se ne sente la necessità. La lascio in posa per circa 10-15 minuti massimo, così vediamo subito il risultato. Nel frattempo, visto che ero qui con il telefono in mano, se vi va vi ricordo di seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come The Jess Channel, ho aperto da poco questo account in modo tale che mi focalizzerò proprio sulla skincare, il make-up, la cosmesi, senza far trasparire troppo quello che è me, i miei viaggi, i miei gatti, perché per quello ho un profilo a parte. Una volta rimossa la maschera, questo è l'effetto. Devo dire che avendola rimossa già da qualche minuto, sento la pelle si liscia ma che ha bisogno di una crema. Quindi, innanzitutto applico il perfezionatore cutaneo, che è a base di acido salicilico al 2%, molto importante, con pH 4 e serve a rendere la pelle più sana e luminosa prima degli altri trattamenti. Nelle istruzioni vi è consigliato di applicarlo magari per le prime 2 settimane a giorni alterni e c'è scritto di applicarlo o con un dischetto di cotone, ma io suggerisco anche con le mani in modo da evitare sprechi inutili. Quindi prendo qualche goccina, chiaramente essendo un tonico è molto molto liquido, è quasi un'acqua, e lo tampono sul viso. Essendo a base di acido salicilico è ottimo per una pelle mista e grassa come la mia. Chiaramente lo applico evitando il contorno occhi e anche questo step è andato. In tutto ciò avrei voluto massaggiare il viso, ma mi sono resa conto che il mio roller non c'è più, c'è solo l'asticina. Non so che fine abbia fatto francamente. Mentre per quanto riguarda i sieri, appunto vi dicevo che me li immaginavo un po' più grandi o con un pecco un po' più rigido, consistente, invece sono di una plastica molto leggera. Il primo che ho comprato è a base di niacinamide e azioglicina, che sono 2 ingredienti funzionali appunto ottimo per ridurre l'apparenza dei pori, levigare il viso, ridurre i punti neri. La percentuale, se non erro, non supera il 4% di niacinamide. Consiglio di applicarne 3 o 4 gocce sul palmo della mano e tamponare delicatamente sul viso. Nickel tested, ottimo per pelle sensibili. Questo qui lo proverò nei giorni successivi perché volevo utilizzarlo per lo più per una skincare di mattina. Mentre il secondo che ho preso è il booster a base di retinolo. Anche qui stesse indicazioni d'uso. Questo qui può essere utilizzato appunto prima della crema viso o addizionato ad essa. Magari si aggiunge un po' di crema viso sul palmo della mano, si aggiunge qualche goccina di booster di retinolo, così in modo da creare una crema più ricca. Sempre nelle istruzioni consiglia: quando si utilizza il retinolo per la prima volta, ovvero il mio caso, iniziare il trattamento utilizzando non più di 3 sere alterne a settimana e aumentare gradualmente la frequenza fino ad applicarlo tutte le sere. A differenza di quel booster che vi ho fatto vedere, questo qui è consigliabile utilizzarlo per lo più la sera, ed essendo pomeriggio quasi sera lo proviamo subito. E le vado a tamponare sul viso. Rispetto alla niacinamide e l'azoglicina, questo qui potrebbe essere fotosensibilizzante, quindi è consigliata l'applicazione durante la sera. Bisogna fare comunque abbastanza attenzione, ma se usato con costanza dovrebbe essere uno di quegli ingredienti funzionali che ti cambia totalmente la pelle, rendendola più levigata, luminosa. Sono molto fiduciosa di questo trattamento. È assorbito praticamente istantaneamente, non ce l'ho più sul viso. Per finire, come ultimo step, andiamo a provare la crema viso purificante. Ha un colore quasi verde menta e un odore molto fresco. Questa crema ha lo scopo di ridurre la secrezione sebacea, affinare i pori. E gli ingredienti, oh, è vellutatissima, super leggera.
Dicevo, gli ingredienti principali dovrebbero essere, se non erro, cetriolo. Leggo: cetriolo, estratto di bardana ed arricchita anche con oli come olio di jojoba, macadamia e vitamina E. Il feeling sulla pelle è molto piacevole, è super leggera, fresca. Anche questa si è assorbita all'istante. E nulla, quindi questo è il risultato della mia pelle in questo momento. Come potete notare, avevo qui dei brufoletti, anche qui di lato. Insomma, la mia pelle non è messa benissimo, anche per quanto riguarda i pori, io li ho sempre avuti molto dilatati. Ma essendo che ho visto dei risultati pazzeschi con queste creme, io sono una che non crede molto alle fotografie, al passaparola, ha sentito dire, quindi volevo provarli sulla mia pelle. Come prima impressione ho un'ottima impressione, la linea mi piace parecchio, sia esternamente nei packaging, ma soprattutto il pensiero che c'è dietro, le formule, gli ingredienti, l'informazione che si è creata dietro ogni prodotto, quindi la dottoressa è super trasparente in questo perché spiega tutto nei minimi dettagli, quindi non puoi non fidarti. Nulla, quindi questa è la mia prima impressione, che è super ottima. Come voto momentaneo gli do un bel 8. Se volete vedere un video in cui vi mostro nei mesi i cambiamenti della mia pelle, se mai ne avrò, in peggio, in meglio, non lo so, vi invito a restare sintonizzati e vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!